Buonasera a tutti ragazzi, bentrovati per queste pagelle da parte di Nico91 riguardanti Napoli-Juventus. Ricordiamo, Napoli ieri ha vinto, malgrado per noi juventini, 2-1 con gol poi su rigore sbagliato da Partizione all'ottantesimo di Raspadori, dopo che avevamo risposto con gol di Chiesa in precedenza ancora con Kvaratskhelia. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per avere tutte le notifiche riguardanti ai nostri contenuti e mettete anche mi piace. A farmi compagnia qui c'è Aldone. Ciao a tutti, ciao Nick, a ciò chi ci segue. Allora, ragazzi, allora Aldone, ieri diciamo che Allegri non ha grandissime colpe, diciamo una delle poche partite dove Allegri non ha la maggior parte delle colpe, perché lì nella partita che abbiamo visto una Juventus che comunque ha creato, ha avuto le sue occasioni, però purtroppo non ha concretizzato. No, ieri è stata dal punto di vista del gioco una partita comunque molto migliore rispetto alle ultime 5 uscite. Però paradossalmente la partita che non meritavamo di perdere l'abbiamo persa e quelle che tempo fa non dovevamo vincere neanche per sbaglio le abbiamo vinte, ma questo è il calcio comunque per quanto possa essere un'ovvietà. Andata così, però ci sono delle buone cose da cui ripartire dalla partita di ieri sera, non a parte il risultato, però è una sconfitta che può dare diverse indicazioni per come poter giocare in futuro, comunque per poterci rimettere in gioco, perché 5 punti in 6 partite è una media veramente da squadra che lotta per salvarsi e non da squadra che fino a un mese fa lottava per lo scudetto. Almeno sulla carta. Sì, una media da squadra nettamente non diciamo tranquilla, perché comunque il pareggio con l'Empoli e la successiva poi sconfitta contro l'Inter ha dato una bella mazzata a livello psicologico alla squadra, infatti ne ha un po' risentito a livello di risultati. È una Juventus che gioca male, non fa più risultato e lo si vede anche con Frosinone, lì è stata praticamente una piccola illusione. Anche lì non è che meritavamo chissà che di vincere. Con Napoli fai una buona partita, sprechi tantissimo. Adesso bisogna rimboccarsi le maniche perché adesso arriva un tour de force dove si può decidere tutto. Ma direi di immergersi sulle pagelle partendo dal portiere, dal nostro portiere Tech, Szczęsny ovviamente, che purtroppo io gli ho dato un voto sul 6 meno perché comunque sul primo gol poteva fare un pochino meglio su quel tiro di Kvara, secondo me. Però c'è stata la deviazione, conta anche quello, quindi anche quello l'ha messo un po' fuori gioco, secondo me. Anche Bremer, diciamo, possiamo dire, è stato un po' responsabile perché ha dato praticamente un assist a Kvara sul tiro poi del giocatore georgiano. Non è, poi comunque ha fatto delle buone uscite, aveva anche respinto il calcio di rigore di Osimhen, Sì. però lì non do la colpa ai suoi perché lì do colpa al fatto che tre giocatori che erano avanti sui giocatori di Napoli dietro si fanno superare in corsa, mi fa Sì, abbastanza infatti. incazzare lì proprio da... Nella riesce hanno detto un'associazione delinquere la nostra squadra, perché veramente farti superare così meritato è un'associazione delinquere perché ci Sì. fate incazzare e ci fate arrabbiare. Anche io lì ieri ho tirato le peggiori bestemmie. Ma non per il rigore, perché il rigore comunque era abbastanza netto, secondo me. Però il portiere ti fa il miracolo, praticamente ti fai uccellare, che erano 3 metri dietro. Alessandro a un certo punto inizia a correre, poi si ferma perché viene quello superato da quello del Napoli. Cioè, sono delle cose che a me fanno imbestialire quelle. Ci sta a prendere il gol, che Raspadori sia stato più veloce, però farsi uccellare così che hai 1 metro, 2 metri di vantaggio, onestamente, Non va bene. no, non va proprio bene. Per quanto riguarda Szczęsny, ti dico, io gli do un 6, Nick. Perché alla fine sul gol di Kvaratskhelia, sì, sembra che ha fatto una mezza paperella, però lì la deviazione un pochino lo ha ingannato. Poi, purtroppo,
poi è stato bravo Kvaratskhelia a coordinarsi, a tirare lì, non puoi dire, non c'è niente da dire. Sulle altre occasioni è stato abbastanza bravo, però è stato poco impegnato. Alla fine il Napoli ha fatto gol sulle due occasioni migliori che ha avuto, che di cui una se l'ha inventata Kvaratskhelia col gol, e poi il rigore che Szczęsny aveva comunque neutralizzato, però poi sulla ribattuta non poteva fare davvero niente. Io gli do un bel 6, ma i problemi della Juve non partono da Szczęsny sicuramente. No, assolutamente, ci diamo quindi 6 a Tech. Passiamo a Daniele Rugani, sufficiente anche lui, non mi è dispiaciuto, non ha perso la bussola, ha fatto una prova ragionevole. Lui offre il recupero con la grande chance che porta poi a Vlahovic, che è lì dove poi si è magnato il gol dell'1-0, quello che ha portato poi il pallonetto dove ha preso il palo. Però comunque è quello che a me non ha fatto danni, perché quello che mi è piaciuto di meno è il giocatore che parleremo dopo. Quindi do una prestazione ordinaria da 6, secondo me. Sì, no, una buona prestazione. Ha avuto pure l'occasione del pari, però diciamo non è proprio il suo ruolo fare gol per Rugani, quindi ci può stare che non abbia segnato lì. Prestazione comunque ordinaria, nel senso aveva contro Kvara da quel lato e Osimhen ogni tanto, che non sono proprio due clienti facili da affrontare, comunque li ha tenuti abbastanza bene. Rugani sta maturando, è arrivato a un buon livello, sta diventando un buon difensore. Sembrava una promessa incompiuta qualche anno fa, però è proprio vero la teoria che i difensori che arrivano ai 30 iniziano a maturare e a diventare giocatori solidi. Infatti si parla anche di rinnovo per Rugani, quindi vedremo. Ci sta. Se sì, si farà, vedremo se è un buon giunto di offrire rinnovo, anche se lo meriterebbe, visto che sta facendo un buon lavoro, secondo me è buono. Anche secondo me, ma perché Nick comunque quando gioca il suo lo fa, se sta in panchina comunque non rompe il cazzo, non manda il procuratore a fare le interviste ai giornali dove si lamenta. Umanamente parlando mi sembra un ragazzo a posto, per me può starci benissimo nella Juve come prima riserva o seconda riserva della difesa. Quindi credo che il tuo riferimento sia Branchini, che è il procuratore di Allegri, che ha rotto abbastanza le scatole questa settimana con la società. Vabbè, in generale dico, perché di casi dove i procuratori parlano per interposta persona ne abbiamo avuti un macello negli anni. Ti ricordi Vandanara con Icardi? Voglio dire, Rugani solo fa, comunque è da quasi 9 anni alla Juve, cioè dall'anno dopo Berlino, sì, dopo la finale di Berlino. Comunque sì, i primi anni ha avuto un po' di difficoltà, sembrava un mezzo bidone, che poi aveva davanti tre mostri, però adesso che lo hanno un po' responsabilizzato e sta iniziando a giocare un po' di più, il suo lo sta facendo, quindi io sarei favorevole ad un rinnovo di contratto. Non ruberebbe niente, sono altri che rubano i soldi alla Juve. Vabbè, comunque è un bel 6 per Daniele Rugani. Invece Bremer 5,5, perché comunque ha avuto di vita dura con Osimhen, soprattutto a livello fisico. È stato ammonito anche nel primo tempo, però diciamo che non ha fatto disastri, a parte il gol dell'1-0 dove lì veramente aveva dato praticamente un assist a Kvaratskhelia. Però che ci vuoi fare? Può capitare delle partite in cui non sei al massimo, poi con una difesa così, che estremamente, sinceramente, l'ho vista non benissimo, per quanto comunque non ha fatto i disastri che mi aspettavo, perché comunque con Alessandro, Rugani e Bremer, soprattutto con la sciagura Alessandro, mi aspettavo anche di peggio. No, ma secondo me non ha fatto neanche così male Bremer. Ovvio, non è una prestazione che ti fa illuminare gli occhi come quella di Chiellini nella finale degli europei, però alla fine con Osimhen è stato un duello rusticano come lo fu ai tempi tra Chiellini e Cavani, se ti ricordi. Anche se lì si tiravano proprio mazzate e gomitate, fu proprio divertente all'epoca. Però alla fine una prestazione buona, non ottima ma buona da parte di Grayson.
Sei meno, alla fine ci può stare, tutto sommato. Poi voglio dire, non gli darei tante colpe sul gol di Kvaratskhelia, perché secondo me è stato più bravo Kvaratskhelia a colpire il pallone Ma lì. gli ha dato però gli ha dato un assist praticamente all'indietro, che sapeva che c'era Cavaseia, poi l'hanno fatto anche tirare lì, che potevano Vabbè, fargli sì, fare. lì però secondo me è stato pure merito di Kvaratskhelia. Poi lì doveva essere magari coperta meglio, però darei più meriti a Kvaratskhelia che non demeriti a Bremer in questo caso, dai. Passiamo ad Alexandro, che ci stupisce, forse ha fatto una delle sue partite slot in positivo, perché poi tra poco tornerà a far cagare. 6 e mezzo gli ho dato, che non mi è dispiaciuto. Ha salvato 2 volte sulla linea, sul colpo di testa di Oliveira e poi anche su Anguissa. Ha fatto molta attenzione, non ha creato caos, di solito come succedeva nelle scorse partite. Diciamo, l'ho visto abbastanza concentrato, come voler dire che non è ancora cotto, per quando sappiamo giocatore che modulamente il prossimo anno, a meno di follie societarie, andrà via. Ah, ieri è stata una buona prestazione, dai. Tutto sommato, non ha fatto danni. È stato pure decisivo sul colpo di testa di Oliveira, che secondo me magari andava fuori, però. No, diciamo, ha fatto una buona partita. Sono curioso di vedere se al prossimo errore che fa Allegri lo sostituirà subito oppure gli continuerà a dare fiducia. Voglio solo vedere sta cosa poi tra qualche tempo. No, Però confermo il tuo voto. probabilmente lo tiene, perché non è un giovane, è il suo cocco, quindi capisci la situazione. Cambiaso, purtroppo Cambiaso non mi è piaciuto, insufficiente, gli ho dato 5, non è stata una bella serata per Andrea Cambiaso. Cavazzelli gli ha messo a pressione, lo ha steso, poi il signor Cambiaso ha steso Cavazzelli facendosi ammonire insieme a Bremer e Vlahovic, che si sono fatti ammonire in questa partita. Diciamo che ha provato a fare qualcosa facendo i cross, ma ha scoperto molto molto dietro. Nella ripresa ha provato a fare qualcosa, sprecando poi quell'occasione, se dico, dentro l'ala, sparando alto quel tiro. Detto ciò, partita da 5 secondo me di Cambiaso, che è un po' in calo, ma per via secondo me anche di tante altre cose, questioni magari psicologiche o anche fisiche, che anche condizioni fisiche non ottime, secondo me, di Cambiaso. Ma sì, ieri è stata una partita non tanto brillante dell'ex Genoa e Bologna. Cioè, nel senso, sì, ha provato a fare qualche cross, a mettere qualche palla in mezzo, però comunque pesa molto anche l'errore che ha fatto su quel tiro che ha sparato alle stelle. Però ci può anche stare. Ultimamente è un po' calato, ma perché ha sempre giocato lui? Anche perché l'alternativa è Kostic, e Kostic, insomma, non è molto affidabile. Cambiaso, perlomeno, qualcosina in più la offre a livello qualitativo e tecnico. Però ieri un po' malino, cioè, anche per me 5,5. Fabio Miretti, 5 e mezzo anche lui, a volte sbaglia in modo elementare, altre volte ha fatto delle giocate interessanti, come solamente un tunnel, se vi ricordate, sull'Obotka, dove ha innescato un'occasione pericolosa. Lui lo vedo combattere, lottare, ma secondo me è troppo poco per stare in un centrocampo come quello della Juve. E ripeto, questo giocatore ha bisogno, secondo me, di andare in prestito. Spero che il prossimo anno lo mandino in prestito, se cambieranno un po' la squadra e cambierà una certa persona. Purtroppo il 5 e mezzo se lo prende. Ma secondo me alla fine non, io gli darei mezzo punto in più. Comunque la verticalizzazione su Vlahovic l'ha fatta lui, dove poi ha preso il palo. Certo, ha sbagliato delle scelte in modo maccheronico, dove aveva dribblato due avversari invece che allargare su Cambiaso, l'ha sparata, ha tirato da 40 metri, se ti ricordi. Quello è stato un peccato. Dietro soffre un poco, ma perché comunque il centrocampo del Napoli è molto fisico e tecnico, lui è molto piccolino. Comunque sì, no, io gli do 6 comunque. Rispetto alle ultime uscite è un pochino migliorato, cioè ha cercato di verticalizzare, di fare qualcosina, di metterci personalità. Certo, deve giocare, ha bisogno di fare minuti ed esperienza, per
e ora come ora fare esperienza e minuti in un contesto come quello della Juve è un po' difficile, però alla fine è arrivato a quasi 50 presenze in Serie A, quindi non è questo gran bidone come vuole sembrare Miretti. E parlando di giocatori che continuano a far cagare da 3 anni, Manuel Locatelli, io mi chiedo cosa ci serve a centrocampo se poi doveva essere lui il perno o il cervello della squadra, dove non fa praticamente nulla. Io gli ho dato 5,5 per pietà, partita sì, meno peggio di quella col Frosinone, però un giocatore che non dà sostanza a sta squadra in questa Juve con Allegri allenatore. Ma il fatto sai qual è? Che secondo me, a parte che non è un 4 Locatelli, non è un regista, è più una mezzala. È anche vero che c'ha poco... regista, Allegri lo mette regista, quindi ti fa capire un po' la situazione. Allegri li vede nell'arco della settimana, quindi... Però è pure vero che intorno a lui non c'è mai movimento, quindi deve sempre giocarla sulla profondità, non gli fanno movimenti in profondità, quindi ha anche difficoltà ad avere linee di passaggio alle volte. Alle volte penso che Locatelli ha un potenziale migliore di quello che sta mostrando, però ultimamente sono diversi anni che alterno ogni tanto partite buone a partite come quella di ieri sera, dove non serve, non dico che non serve a niente, ma va in grande enorme difficoltà. Mi do 5,5 pure io, ma giusto perché gioca per la Juve, cioè dall'anima, almeno prova, l'impegno lo mette, però mi sembra la classica persona che viene messa a svolgere un incarico, una mansione in cui non è specializzata. E non è l'unico, diciamo, praticamente. Alcaraz, Carlos Alcaraz, una sufficienza, sì. Inizia sprecando una buona chance dove non colpisce bene il pallone in aria, poi fa un po' fatica nella ripresa, però è suo l'assist del gol, quello bel gol di Chiesa di piatto, che stranamente il fenomeno si è deciso a metterlo nella posizione giusta e infatti ha fatto gol, ma poi ne parliamo del fenomeno in panchina. Comunque gli do 6 ad Alcaraz. No, io anche un 6,5, perché alla fine sì, qualcosina la sbaglia, però qualche dribbling, qualche giocata, la verticalizzazione la tiene nelle corde. È alzato un pochino il livello, cioè nel senso la squadra un pochino meglio è andata a centrocampo proprio perché Alcaraz dà dinamismo e un po' di geometria. Merito di fare l'assist, che secondo me gli dà mezzo punto in più. Allora, poi passiamo a Ealing Junior, sufficienza, Allegri sì. L'ha messo largo a sinistra, lui ci ha provato con dedizione e con personalità, ha provato anche un tiro dove ha impegnato Meret, però non è che sia stato chissà che come tiro, poi ha avuto un'altra chance però tirando di mancino, ma gli sì. È lanciata troppo, però è un giocatore che quantomeno dà l'anima rispetto a quel fenomeno di Kostic, che grazie a Dio non sì. Ha giocato, infatti abbiamo giocato meglio. E quindi gli do 6 per questo motivo anche. No, io Ealing Junior darei più minuti perché è un giocatore che secondo me se prende fiducia può essere molto utile. Ieri qualcosina di buono l'ha fatto, però ovviamente perde in lucidità nelle conclusioni perché fa il quinto. Fascia. Anche soprattutto, anche perché è inesperto. Ma Nick, più che inesperto... Allegri lo usa come usava Sule l'anno scorso, che lo mette a fare tutta la fascia del campo e non c'ha il fiato per fare tutta la fascia. Più che altro Nick lo puoi pure avere il fiato, però inizia a perdere in lucidità, inizia a perdere in giocate, inizi comunque a sbagliare anche cose elementari. Sì, un buon 6 secondo me pure ci sta, perché comunque si è impegnato, comunque i movimenti, qualche dribbling lo fa rispetto a Kostic, che sa solo prendere la palla e spararla in aria, non sa fare più niente. Ealing dovrebbe avere qualche minuto in più e soprattutto giocare magari nel tridente, perché è più un esterno d'attacco che un esterno a tutta fascia. Passiamo ai nostri attaccanti. Federico Chiesa si prende un 7. Secondo me sì. Forse uno dei migliori in campo, e inesca subito Vlahovic, che purtroppo non trova la porta su quella
sulla fascia destra in quell'azione, si propone sempre, ci prova e prova a creare scompiglio nella difesa del Napoli, che è stata secondo me abbastanza imbarazzante ieri e ha avuto anche un po' di fortuna. Poi lo sposta a destra e da lì cambia tutto, infatti trova anche il diagonale vincente, che purtroppo non è servito a nulla perché poi 5 minuti dopo abbiamo preso rigore. Detto ciò, un bel 7, spero che Allegri si svegli e metta nella sua posizione, che è gli metto la destra e non gli metto la sinistra, che non c'entra un cavolo. Comunque voto 7 e chiedete scusa a Chiesa, anche a Dagli e Grani, che vogliono mandare via Chiesa. Ma è rotto, è distrutto, è questo. Per poi rischiare di beccarci un Berardi che adesso è rotto, povero Cristo, e speriamo possa riprendersi al più presto il buon Domenico. Comunque voto 7, Chiesa. Sì, anche da parte mia mando un abbraccio a Berardi, che starà fuori 7-8 mesi per la rottura del tendine d'Achille. Per quanto riguarda Chiesa, pure per me 7. Alla fine ha iniziato come seconda punta, che cercava di svariare lungo tutto il fronte. Poi nel secondo tempo, con la partita che lo richiedeva, si è trovato a giocare come ala. Guarda un po', è risultato decisivo. Forse se si iniziasse a mettere i giocatori nelle proprie posizioni, potrebbero rendere al meglio di quello che già rendono di solito. Sì. Però Chiesa è da vendere via, da cacciare, perché insomma non è degno di giocare per uno come Massimiliano Allegri. Però da parte mia gli do un 7. Sì. Fiducia. Vlahovic. Dusan Vlahovic purtroppo devo dargli 4,5, perché veramente 4,5. Si è magnato di tutto. Poi vabbè, Vlahovic almeno ha avuto l'onore di dire che è colpa sua e che si è mangiato i gol. Cioè, questo gli fa onore, però diciamo il motivo per cui abbiamo perso è anche il fatto che in 3 occasioni tutte e 3 se le mangiate. Diciamo che più clamorosa è l'ultima occasione, perché lì veramente non ci puoi mettere 3 ore a tirare e poi spararla fuori. Detto ciò, voto 4,5-5. Caro Dusan, io dico ok che mi fai gol con la Salernitana, con l'Udinese, con le squadre piccole, ma io voglio che fai gol con le big, perché sennò non serve a niente, sinceramente. Bah, alla fine sì, io gli do 5. Ho sbagliato sì diversi gol ieri, però può succedere magari un po' di, come si dice, mancanza di lucidità, fretta, tipo nella conclusione dove ha sparato alto, che secondo me come ha detto nell'intervista, era convinto che ci fosse dietro un difensore, per quello ha accelerato il tiro. Secondo me, se avesse aspettato un secondo, 2 secondi in più, poteva segnare lì, però è andata così. Comunque apprezzabili le sue parole da uomo squadra. Nel post partita dimostra comunque che è centrato, che sa dove deve migliorare per poter diventare uno degli attaccanti migliori del mondo. Quindi se capisce dove sbaglia, dove può migliorare, siamo a cavallo. Bisogna dargli comunque fiducia, un ragazzo di 24 anni può avere momenti così come con l'Inter ieri sera. Importante non tirargli la croce, perché è quello che ci ha tenuto su in tutta la stagione. Ovvio che lui è il terminale offensivo, se le partite non vanno lui sbaglia, può essere incisivo, però è colui che ci ha trascinato fino ad adesso, quindi eviterei di tirargli tutta la croce addosso, tutta la merda addosso, ma di avere pazienza se capitano delle serate no. E passiamo a quelli che sono entrati dalla panchina. Allora, iniziamo da Weah, che si prende 5,5, non ha fatto chissà che. No, sì, pure per me è 5,5. In confusione, perché l'ha messa a destra, non riesce mai a coordinarsi nel modo giusto. Cioè, ogni volta che entra non dà cambiamenti alla squadra, purtroppo, sto giocatore. Un giocatore per il momento rimandato all'anno prossimo. Sì. Poi, Dani, vabbè, ne parliamo. Ngonghe, Massimiliano Allegri, che lo fa entrare al 76esimo e poi lo fa uscire perché crea il calcio di rigore
e quindi bisogna dare il colpa al giovane perché per colpa sua se la Juve ha perso. Questo sinceramente è un atteggiamento da parte di Mattia. Il segnale è stato quello ieri, secondo me. Come per dire, volete i giovani, io li metto, ma questi sono, se poi li metto, sbagliano. Il segnale è stato quello. Cioè, sì, ieri ho sentito un po' il post partita di Fulvio e... Era furente. Sottoscrivo in pieno, ma non per la sconfitta in sé, che può capitare. Però Allegri si è comportato in un modo non molto signorile con un ragazzino di 18 anni. Sì, che poi era anche non era disperato il ragazzino, che poi almeno su Instagram ci ha messo la faccia dicendo ho sbagliato io, eccetera eccetera, cercherò di rifarmi. Invece il signorino che prende i soldi non prende mai responsabilità. Meglio che poi mi fermo, se no poi... No, ma poi dico peggio di così, che poteva fare dopo aver causato il rigore? Magari ti inventava un assist, inventava un dribbling da cui partiva l'azione del pareggio. Cioè, ci sono 5 minuti, vedi che succede, poi finisce la partita e gli si parla. No, io te lo dico qua, se l'avesse fatto Rabiot questo fallo non lo faceva. Ma va! Ma Nick, ma Alessandro, ci è costato una Supercoppa con l'Inter, non ha mai chiesto scusa. Ci è costato diversi punti negli anni e non è mai stato sostituito. Cioè, un ragazzino al primo errore, tu lo bruci così, cioè insomma... Sì, un atteggiamento un po' da arroganti, perché sinceramente, cioè, lo fai entrare e poi te ne penti, lo fai uscire dopo quella roba, vuol dire che hai messo che hai sbagliato tu. E se sapevi, e cioè, poi per far entrare Danilo, con tutto rispetto, che cavolo me ne faccio di Danilo per far entrare in Conca, che stai perdendo, cazzo, incapace che non sei altro. Cambi no, sbagliati, scellerati, cioè senza senso, ma vabbè. Diciamo che ieri Allegri, con questo cambio, secondo me, si è giocato anche l'affetto di chi lo difende sempre. Ovvio che poi leggi i Sabatini, i Zazzaroni, mi verrebbe quasi da chiedere di fare una domanda che non posso dire qua, che ti dirò dopo in privato. Sì, sì. No, io non sono d'accordo che ha perso un po' l'affetto, perché continua a avere il leccaculo anche di noi tifosi, perché ci sono tifosi che dicono no, avete visto che Allegri ha fatto entrare Gonger e ha fatto schifo, c'ha ragione il mister, come dire, vi ha dimostrato che non sono pronti. Che cazzo può fare un giovane che non ha mai giocato? No, ma poi io dico, vuoi mettere i giovani, ma fagli dargli minutaggio nelle partite precedenti, tipo con Lecce, stai vincendo 3-0, ma mettili i 20 minuti, tanto la partita è archiviata. Che può succedere? No, li butta nella mischia solo perché si sfasciano McKennie, Rabiot e tutti i suoi... e tutti i membri della sua gang. Succede una cosa del genere, che per carità... può capitare benissimo, perché comunque Osimhen si è preso un sacco di rigori così da quando, in generale nella sua carriera, perché un giocatore molto furbo che ti anticipa, devi stare attento in area se gli vai addosso. E poi tu non solo non parlo di questo, lo mandi in un carnaio che comunque giocare a Napoli è sempre difficile, poi all'errore così lo mandi via. No. Incapace, totalmente incapace. No, perché ti dico, cosa poteva fare di peggio? Che perdevi 3-1, ma... Cioè, magari ti inventava una cosa, un colpo di testa, un assist... magari c'era lui al posto di Lucani e segnava, che ne puoi sapere? Cioè, devi dare possibilità di riscattarsi. Casomai, cioè, quello che doveva fare Allegri, casomai, finita la partita, cioè lo tenevi in campo, magari lo sgridavi fuori, finita la partita e non... facendomi dicendo ok, cazzo, hai fatto la cagata, ti faccio uscire fuori. No, lo facevi dopo, cioè lo sgridavi dopo, così magari maturava il giocatore, invece di farlo in diretta e dando il messaggio guardate, questo ragazzo ha fatto 3 cappellate, lo faccio uscire perché non è pronto. Cioè, non è una bella cosa. Ma poi si è giocato, cioè, io spero di no, ma ci siamo bruciati un ragazzo così ieri. Ce lo siamo, perché difficilmente secondo me non hanno ancora presto per bruciarsi, a massimo, cioè, secondo me per bruciarsi il ragazzo deve fare una serie di partite dove non fa più niente. Questa è la prima partita, sarà la seconda e terza partita, ancora presto per dire che ce lo siamo bruciato. Al massimo a livello psicologico l'hai un po' distrutto, quello sì,
Cioè, che poi Nick a quell'età ci... Come diceva Fulvio, cioè, il calcio è il paradigma proprio sociale dell'Italia, che ostracizza i ragazzi. Cioè, fai un minimo errore, via. Cioè, Allegri si è comportato proprio in modo da bulletto ieri. Cioè, ma non è la prima volta. Ti ricordi con Fagioli? Sassuolo Juve, che Fagioli ha fatto la cavolata e l'ha fatto uscire. Non mi stupisce questa cosa di Allegri. No, ma poi non capisco, lo fanno i suoi protetti... Va bene così, sta cosa qua, insomma, inizia a stufarmi, vabbè. Vabbè, comunque non... ragazzo, io gli do 6 di stima, Nick. Io purtroppo devo dargli 5, non mi è piaciuto. Mi spiace, vabbè. Voglio essere onesto, ma devo... Quando sbagli tre cose, fai sbagli soprattutto quella più fondamentale, devi dargli un botto basso. Il Diz, beh, 5,5-6, entra la sua carica, sì. Prova a portare energia, ma purtroppo è sempre fuori posizione. Cioè, ragazzi, ma che cazzo può fare un giocatore che è sempre indietreggiato e che va a fare il centrocampista? Perché me l'ho trovato pure a centrocampo Indiz, ma ci rendiamo conto, con Bremer che andava in attacco. Cioè. No, vabbè, guarda, anche lì gestione di Indiz scellerata. Gestione di Indiz veramente scellerata. Dopo la partita che ha avuto prima di Empoli, cioè no, prima dell'Inter, no, prima della partita con l'Empoli, gestione scellerata e anche lì gestione di un giovane caput, anche là non lo hai bruciato, però rischi di perdertelo. Poi ovvio si parla di rinnovo, di maglia numero 10, e va bene così, però... Io spero che con questi ragazzi si inizi un nuovo ciclo con un'altra guida tecnica. Ovvio che devi mettere giocatori esperti, qualcuno che abbia già vinto per dare la mentalità giusta, però questi ragazzi devono essere il fulcro del futuro, secondo me. I vari Ildiz, Miretti, Fagioli, quando ritornerà dalla squalifica, Nonghe... Voglio dargli comunque healing sulle barane, cioè servono giocatori esperti di contorno, però questi ragazzi devono rimanere alla Juve comunque, salvo offerte mostre, capito? Però devono avere fiducia, soprattutto ci deve essere qualcuno che li sappia valorizzare per bene, no? Che li manda nel tritacarne e poi li sfancula in diretta televisiva alla prima giocata sbagliata. Vabbè, Milik non do voto perché non ha fatto niente, non è proprio entrato, io no, è entrato Matteo, che cacchio ha fatto, come Aldone quando entra, quando Aldone entra a calcetto non si vede mai, vabbè, quello, anzi Aldone si vede meglio a calcetto di Milik, perché Milik proprio... Ma Nick, non gioco, sono 6 anni che non faccio una partita a calcetto. Questo ti fa anche capire poi i livelli di prestazione di Milik di questo periodo. E passiamo al dio del calcio, il nostro mister number one. Massimiliano Alejandro Allegri, che gli diamo un bel 5, voglio essere un po' buono, perché avrei dato 3 o 4, ma oggi do meno responsabilità, a parte i cambi scelerati poi nella fine ti dico per la partita come è stata interpretata, io gli darei pure un 6,5-7 per la gestione dei cambi, cioè per non tanto per la gestione dei cambi, per la questione Nonghe gli do 3. Quindi fai un po' la media, 7 più 3, 10, viene 5. Quell'errore, cioè quella cosa lì è stata veramente di cattivo gusto. Mi dispiace dirlo, perché per una volta che viene giocata una partita bene, che perdiamo, ma può succedere, perché preferisco giocarmela e perdere e non vincere in quelle maniere becere come abbiamo vinto a inizio anno, in tutta onestà. Capita una cosa che comunque assume un atteggiamento da bulletto che non gli fa onore, rovina la prestazione, perché comunque la prestazione è stata buona. Ovvio che per Allegri la prestazione non è buona, perché abbiamo attaccato troppo, abbiamo preso 2 gol, noi abbiamo osato fare diversi tiri in porta, però... già quando ha messo il tridente si è visto qualcosina di più a sta squadra, anche per dargli stimoli per arrivare alla fine dell'anno, un cambio modulo potrebbe essere una soluzione, come ha detto Romeo Gressi, potrebbe essere una soluzione, perché la squadra è caduta in un loop. Magari sì,
vinci altre due o tre partite, però con quale spirito? Magari cambiando modulo, cambiando sistema di gioco, ai ragazzi gli dai motivazioni tattiche diverse, magari arrivano anche prestazioni convincenti oltre che delle belle vittorie. Io spero sempre che Allegri venga illuminato sulla via di Damasco. E soprattutto spero che non faccia più una gestione. È molto speranzoso, diciamo, che possa cambiare modulo. Io dico, secondo me rimane col 3-5-2. E ti dico, le prestazioni non è che mi... Cioè, la squadra adesso ha una... un force pieno di partite toste che se non sei in grado di sostenere questo tour de force rischi di finire giù, di finire al quinto, sesto posto. E se dovesse finire così, veramente, se Allegri ci fa arrivare al quintilo, veramente, se la società non prende provvedimenti, veramente non so più che dire. Detto ciò, tornando alla partita, do poco le responsabilità a Allegri, del do più ai giocatori, purtroppo a Vlahović e anche un po' Vlahović, soprattutto perché è il nostro attaccante, perché deve fare lui i gol, e non, con tutto rispetto a Cambiaso, a Miretti, che non te, loro possono capitare di sbagliare i gol. Detto ciò, peccato averla persa così a partita, la gestione dei cambi è stata accelerata, il fatto che Banchini continua a fare lo sbruffone con la società, che lui pretende, ah, ma secondo me in questa società io penso che rinnova, però da questa società mi aspetto tutto. Io lo dico, insomma, Allegri non rinnova, secondo me la società già lo caccia via, perché Giuntoli è furbo, Giuntoli è uno che dice sì, ma stiamo programmando il futuro, eccetera, cioè, secondo me ha già il piano, ovvero mandare via Allegri. Se no, cosa la prendi a fare? L'ha detto anche lo stesso Chirico. Cosa Elkan che prende Giuntoli? Cosa viene a fare Giuntoli? A fare il servo di Allegri? Bastava che tenevi Manna. Allora che cazzo serve? Cioè non ha senso che tieni Giuntoli per poi... Cioè, non ha senso che prendi Giuntoli per poi fare il lecchino di Allegri. Cioè, io penso che Giuntoli il prossimo anno... Penso si sta anche rendendo conto la società, il fatto che la società comunque non è un po' fredda sul fatto del possibile rinnovo, si sta indirizzando secondo me al cambio dell'allenatore. L'anno scorso c'era la giustificazione della penalizzazione, quest'anno non hai giustificazione perché non avevi le coppe, hai fatto praticamente uguale all'anno scorso e anche peggio, secondo me. Quindi io sono dell'idea che la società aspetta l'ufficialità della qualificazione in Champions, spero che arrivi, perché sennò veramente sarebbe un disastro. E ma poi... infatti per quello io cerco di essere speranzoso. E poi sarebbe un disastro non andare in Champions comunque, Nick. Sì, se non vai in Champions è sicuro Allegri lo cacciano a calci nel sedere, quello è poco ma sicuro, perché praticamente è un danno d'immagine alla società, gli dice grazie, caro mister, hai fallito, arrivederci. Invece se si qualifica hai quel 5-10% che Allegri possa sempre rimanere, ma vedendo come si sta comportando sia il suo agente sia lui, secondo me si sta mettendo la porta, e la società e soprattutto Giuntoli se ne sta già rendendo conto da mo', e secondo me il prossimo anno, penso dai primi siamo giorni al passo avremo... da Dio, dici, quindi. Ma penso di sì, anche perché io ripeto, cosa lo prendi a fare Giuntoli per se poi tiene Allegri? Perché Giuntoli non è venuto a fare no, ma poi... se no Giuntoli deve dimettersi, se no, secondo me. Ma poi Nick, diversi ex dirigenti del vecchio corso come Cherubini, mi pare anche Manna, stanno a fine anno, vanno in scadenza e non si parla di rinnovo, e si parla di Pompilio e... Ma meno male che non rinnovano, vabbè, Cherubini ha fatto bene nella Next Gen, Manna sì. Lasciamo perdere, con tutto rispetto. Vabbè, Manna comunque... il direttore sportivo della Next Gen, ma anche se lì il vero Deus Ex Machina era Tognozzi, che purtroppo è andato a fare il direttore sportivo in Spagna, se non mi ricordo male. Sì. Però si parla già dei collaboratori che Giuntoli aveva a Napoli, che vanno anche loro in scadenza a fine giugno. Sì. Quindi secondo me, vai. Secondo me hanno l'assetto societario, già lo hanno tracciato per riorganizzarlo, capito? Poi devi guardare anche i soldi, perché se metti caso la Juve va al mondiale per club, ti arrivano quei soldi, metti i soldi la Champions, avresti il budget per fare il mercato, non solo per dare la buona uscita alla Lega, ma una piccola buona uscita. Sì. Ma secondo anche me per prendere un allenatore buono. Ma se si mettono d'accordo, Nick, 6 milioni di buona uscita
sono a posto. Se poi Allegri vuole tutto fino all'ultimo centesimo, ma dicono vabbè, tanto un milione lo possiamo perdere, rimani così sotto contratto. Sì, ma lo sanno benissimo che la Juventus farà una buona uscita, che Allegri finita l'esperienza Juve non farà più niente, perché si è rinnovato un po' la carriera con questa esperienza della Juventus. Vediamo quello che succederà adesso nelle prossime partite. Tanto dobbiamo prestare presente, domenica prossima alle ore 18 abbiamo l'Atalanta, partita che vale tutto. Bologna gioca con l'Inter sabato alle ore 18, dipende un po' cosa farà stasera l'Inter con il Genoa, perché potrebbe anche giocare con il Serve l'Inter con Bologna. E lì si deciderà un po' tutto. La Juventus deve vincere le prossime partite e dopo si potrà pensare a se Allegri rimane o no. Prima bisogna raggiungere l'obiettivo, magari cercare di fare un'onorevole Coppa Italia e poi vedremo quello che succederà. Questo è quello che ci prospetterà, anche perché noi tifosi juventini adesso siamo stanchi, diciamo. Allora, secondo me, poi chiudiamo, le parole di Branchini possono essere lette come un segnale. Secondo me quando parla di di compagine societaria, forse intende non è più la vecchia società che aveva assunto Allegri. Quindi, secondo me, in linea di massima, forse qualche conferma che Allegri non potrà essere l'allenatore della Juve l'anno prossimo l'ha avuta. Sì, adesso, anche perché vederlo così nervoso non mi sto, perché l'anno scorso era sereno Allegri, quest'anno è molto nervoso. Sì, era, se ti ricordi, anche 4 anni fa, quando poi se ne andò a giugno, era molto stizzito, rispondeva sempre male. Solo che la differenza è che 5 anni fa se ne andò da vincitore, adesso rischia di andarsene in malo modo. Cioè, per carità, il passato rimane ed è un passato glorioso, però insomma, bisogna voltare pagina e andare avanti. Questo anche Lippi, voglio dire, anche Lippi quando se ne andò dalla seconda volta dall'Italia era visto così tra virgolette male, però adesso, a distanza di qualche anno, Lippi è l'allenatore che ha vinto il mondiale nel 2006, non l'allenatore che ha sbagliato il mondiale del 2010, che comunque ai tempi almeno i mondiali si andava, mi verrebbe da dire. Quindi l'unica è veramente cercare di concludere questa stagione portandoci la Champions League tranquillamente a casa, perché io non voglio veramente arrivare a vivere finali thrilling con la penultima Bologna. Cioè, bastano 6-9 punti e ti metti in una situazione tranquilla. Poi se arrivi secondo, terzo, cambia un cazzo. E anche quarto, quinto, perché attenzione, perché se facciamo bene il ranking potremmo anche arrivarci da quinti, attenzione. Sì, attenzione, però sarebbe però col culo che Allegri potremmo arrivare quinti, dirà ma ho fatto il mio risultato. Comunque di non ridurci a sperare in cose paranormali, come è successo l'anno di Pirlo, che arrivammo in Champions League, ma perché il Napoli si era suicidato col Verona. Sì. Cerchiamo di comunque concludere almeno la stagione e concentrarci sulla Coppa Italia. Poi, da giugno, ognuno per la propria strada. Spero che si vada così, perché altri anni con Allegri penso che sarebbero intollerabili sia tra i giocatori che nell'ambiente. Perché poi ricominceremmo che al primo pareggio, la prima sconfitta, giù di fischi. E sarebbe davvero controproducente. Sì, assolutamente sì. Va bene, direi che abbiamo detto tutto, 44 minuti di pagellazze, sarà contento il nostro capo che dirà ma sono lunghissime le pagellazze. Vabbè, detto questo, si discute, visto che non c'è il processo stasera, quindi abbiamo fatto un mini processo sulla Juventus. Detto questo, noi ci vediamo settimana prossima con il post partita di Juventus-Atalanta, penso dopo cena, se sarà una cena positiva o negativa, vedendo la Juve di quest'anno può succedere. Domenica prossima dovrei esserci, Nick. Alle 18 è partita Juve-Atalanta, e pagelle poi saranno come sempre il giorno dopo sul canale di Click con poi rispettiva reaction. Detto questo, mi invito come sempre a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina,
E detto questo, saluto chi mi ha fatto compagnia, ovvero Aldone. Grazie a te, Nick. Un saluto anche da parte mia a chi ci seguirà. Vi invito anch'io a commentare, a iscrivervi al canale ed attivare la campanellina. Sì, detto questo, noi ci sentiamo alla prossima. Stay tuned, stay click, fino alla fine. Forza Juventus. Ciao. Ciao.